Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo video doveva uscire il 6 aprile, soltanto che ho avuto dei problemi. Chiaramente stavolta la colpa è mia, però capite bene che comunque sto avendo dei problemi personali e questo video, ripeto, ve lo volevo far uscire, sì, infatti era tutto rente, già fatto, tutto programmato. Il problema è che ci sono stati degli inconvenienti, quindi il video per forza di cose è dovuto slittare. È dovuto slittare. Allora, io faccio questa intro comunque un paio di ore prima, perché oggi uscirà il secondo episodio dell'incontrare i giocatori alla Continassa. È un'emozione, ripeto, unica. Io me lo posso permettere e sono un privilegiato, ragazzi. Sono un privilegiato. Ero andato anche l'1 aprile. Il problema è, vi do un consiglio, tra l'altro. Se siete di Torino anche voi, non andate mai il giorno prima o il giorno stesso della partita. Perché il giorno stesso della partita i giocatori fanno il ritiro. Cosa vuol dire? Che praticamente vanno al geotel e stanno per tipo un giorno. E quindi non li potrete incontrare perché al geotel voi non ci potete entrare. Ecco, quindi se volete incontrare i calciatori o fate, cioè il mio consiglio è non fatelo magari il giorno dopo la partita, perché gli umori magari sono un po' bassi, perché magari fanno scarico, anzi togliamo il magari, fanno scarico. Io vi consiglio di andare 2-3 giorni dopo la partita. Ecco, oppure il giorno prima di una trasferta. Esempio, il 16 c'è Sassuolo Juve, voi andate il 15 mattina e lì li incontrerete sicuramente. Ve lo dico non per dirvi cavolate, ma perché è vero, perché io sono andato proprio il giorno prima di Spezia Juventus e ve lo posso tranquillamente confermare. In realtà il video uscirà il 2 aprile, poi è slittato il 6, poi è slittato ancora, spero uscirà, dovrebbe uscire in teoria l'11 aprile, il 12 aprile. Incontro calciatore Juventus. Allora, chiaramente la sera prima io ci penso e sapete noi, i miei tre calciatori, cioè i tre calciatori che vorrei incontrare più di tutti, e sono il fedele Di Maria, Rabiot e Vlahovic. Perché questi tre? Perché probabilmente questi tre, cioè magari non tutti, però credo che Rabiot e Vlahovic il prossimo anno saluteranno, secondo me, e veramente ragazzi sarebbe un onore. Sarebbe veramente un onore. Ovvio che ci sono dei calciatori che non si fermano e dei calciatori che si fermano. Per esempio, Chiesa è uno di quelli che non si ferma mai, purtroppo. E tipo Locatelli non mi sembra uno che si fermi lì, però si fermano spesso Perin, Vlahovic, Rabiot proprio. Quindi magari uno dei tre potrei incontrarli. Se però vi devo dire quello che vorrei incontrare più di tutti è chiaramente il fedele Di Maria. Poi al secondo posto ci metto Rabiot, al terzo posto Vlahovic. Ma perché ve li metto in ordine? Non per il loro livello, ma per il semplice motivo che Rabiot comunque andrà probabilmente via. Vlahovic non è mica sicuro, magari Vlahovic resta. Il mio obiettivo è soprattutto incontrare giocatori che andranno via. Diciamo che per esempio Cuadrado non l'ho incontrato, ma io Cuadrado l'ho visto veramente a 1,5 m da me, cioè io ero a 1,5 m da Cuadrado, l'ho proprio visto, però era in ritardo per esempio un paio di mesi fa. E nulla, mi registro questa parte la sera prima dell'incontro con i calciatori alla Continassa e poi vi registro un'altra parte la mattina quando l'incontro. Ok ragazzi, sto arrivando tra un quarto d'ora. Sono arrivato comunque presto, cioè sto comunque camminando e sarò lì per le 9:20, 9:15 circa. Vado a fare le foto almeno quando arrivo e speriamo di incontrare qualche calciatore. A me va benissimo chiunque, ovvio che se incontrassi
Maia, Rabiot e Vlahovic, sarei troppo contento perché sono i tre calciatori che vorrei incontrare più di tutti. Comunque, potrei Di Maria, cioè, veramente deve essere uno con una certa dose anche di fortuna. Anche se, comunque, se magari vi è spesa la continuassa, lo incontrerai. Non so se uno se si ferma spesso oppure no. Rabiot e Vlahovic si fermano, e anche tanto. Ovvio che Vlahovic adesso è psicologicamente un po' a terra, quindi non lo so se si ferma, non credo, sinceramente. Per quanto riguarda il mio, mi auguro che sia anche incontrare un di tre sarebbe veramente tanta roba. Sicuramente tanta roba, ho di fianco a me l'Allianz Stadium, praticamente. E ora mi dirigo verso la continassa, 10 minuti ci sono, ovvio che l'ansia si fa sentire, non tanto adesso qui, ma poi lì vicino vicino. Veramente ragazzi, vi giuro, fatene anche voi queste esperienze se potete, perché se magari avete, che ne so, vivete, non lo so, faccio un esempio, vivete a Roma, se magari tifate Roma oppure Lazio, potete benissimo farlo, ovvio che non so come funziona lì, però è un'esperienza, vi giuro, è troppo bello, veramente troppo bello. Vi do dei consigli. Allora, non andate mai il giorno prima della partita quando la Juventus gioca in casa, oppure una squadra gioca in casa, per esempio, non lo so, faccio due esempi. Tifate Juventus e la Juventus gioca in casa mercoledì contro il Torino, esempio. Così, fatto a cazzo di cane, non andate martedì. Perché non andate martedì? Perché fanno il ritiro. Cosa vuol dire? Che in pratica i giocatori stanno nel girotè per un giorno. Non so se lo fanno per 2 giorni, non credo, non credo. E sul sito c'è anche scritto che i giocatori fanno seduta al mattino, quindi ho la conferma assoluta. Mentre per quanto riguarda le trasferte, potete però benissimo andare appunto il giorno prima della trasferta. Esempio, la Juventus gioca domenica a Sassuolo, che in realtà è proprio così. Se andate sabato li incontrate, anche perché qualche ora dopo, un paio di ore dopo partono, quindi andate però la mattina, non il pomeriggio in quel caso, perché poi partiranno al pomeriggio. Quindi se vanno in trasferta andate solamente la mattina. Non sono mai andato il pomeriggio, ma per il semplice motivo che intanto non si allenano sempre il pomeriggio, tipo oggi al pomeriggio non si allenano, quel che ho capito, ed è molto più sicuro andare la mattina, per il semplice motivo che comunque, cioè, è molto più comodo, perché i giocatori iniziano a entrare dalle 8, 8 e mezza e finiscono di entrare più verso le 11. La maggior parte dei calciatori entra o alle 9 e mezza o alle 10. Per questo motivo alla continuassa vado proprio tra le 9 e mezza e le 10, perché passano la maggior parte dei calciatori. Io arriverò pure prima e ne ho questa cosa. E nulla, tra poco ci sono, 5 minuti, 10 minuti ci dovrei essere. Posso dire, la prima volta sinceramente intanto mi ero cagato sotto, perché comunque è lontano, quindi non è facile arrivarci, ecco. Andate in macchina, però io non posso, quindi andateci in macchina, perché in macchina ci mettete decisamente di meno ad andare alla continassa. Cioè veramente faccio anche magari fatica a prendere sonno, perché vedo, sono cose che non riesci a realizzare. Cioè, come incontro il tuo idolo, e incontri il tuo idolo gratuitamente nel posto in cui vuoi, quando vuoi, perché io ci posso andare sempre, ovvio che, ripeto, ho altri impegni, però quando posso ci vado, ecco. Erano in ritiro, questa cosa prima non la sapevo, meno male che l'ho saputa. Poi alla fine, se non sono andato perché non mi andava proprio, ora ci vado perché mi va. Allora ragazzi, ho finito molto presto oggi, per semplice motivo che molti giocatori sono entrati molto presto oggi. Perché le altre volte ho tipo finito alle 11, oggi ho finito tipo mezz'ora prima. Allora, nel senso, è stata comunque una bella esperienza. Perché vi dico, vabbè, poi vi dico che ho incontrato. Però, perché vi dico anche chi ho incontrato delle altre volte, ovvero
degli altri mesi, perché se non lo sapete, anche gli altri mesi ero andato, tipo, ero andato una volta a febbraio, no, due volte a febbraio, solo che il primo episodio me l'ho portato la prima volta che sono andato in assoluto, ovvero proprio il 20 febbraio, e poi mi ho portato un'altra volta, non mi ricordo se è proprio il 20, però dovrebbe essere così, e poi un'altra volta che ero andato martedì 22, mi sembra, questi giorni non me li ricordo. Vi dico soltanto che ero andato prima, cioè il giorno prima di Spezia Juve, e poi quando c'era la Champions League. Quindi in teoria quando c'era, forse il 19, sì, forse era il 19, non mi ricordo, però appunto vi dirò anche che ho incontrato del 22 febbraio, perché non vi ho fatto un episodio 2 con i giocatori che ho incontrato il 22 febbraio, perché non ne avevo voglia, preferivo fare un episodio secondario, così vi racconto più cose. Allora, oggi diciamo che mi sono stupito abbastanza, nel senso, a livello di giocatori vi dico già che ne ho incontrati purtroppo due, pensavo un terzo, cioè mi sarebbe, però purtroppo ragazzi, cioè dovete mettervi l'anima in pace che più di tre a giornata, cioè magari in una mattinata non si fermano, perché comunque hanno l'allenamento, hanno altri cazzi da fare, quindi cioè da una parte io lo capisco, non sono uno di quelli che dice ai giocatori fermatevi, perché io in genere sono uno molto tranquillo, quando vedo le macchine comunque un po' di ansia mi inizia a salire, però vi giuro, ve lo giuro su qualsiasi cosa, che quando andate lì e veramente fate la foto, vi tremano le gambe e avete un'ansia che io non ho mai provato, ve lo posso dire. Manco l'esame di terza media avevo così ansia, veramente. Poi dipende anche dal calciatore, però veramente è chiaro che, spoiler, non ho incontrato, diciamo, Di Maria. Per un attimo ci avevo sperato, però non ho incontrato. Non ho incontrato Kostic, che è uno di quelli che si ferma spesso, ma non l'ho incontrato. Non ho incontrato Vlahovic come mi aspettavo. Rabiot neanche, Gatti neanche, insomma, tanti non si sono fermati oggi quando sto registrando questo video ad aprile. Mentre 22, diciamo che ne ho incontrati due, perché il 22 ho incontrato Bremer e Alexandro. Io oggi non ho visto né Bremer né Alexandro, saranno entrati sicuramente prima, perché io ero arrivato tipo alla continenza verso le 9:20. E questa cosa mi stupisce anche perché Bremer è uno degli ultimi ad entrare, così come Alexandro. Invece o sono entrati prima o sono magari entrati al Jotel, perché alcuni calciatori vanno al Jotel e entrano da lì. Aspettate. Quindi alcuni appunto entrano al Jotel, magari i giovani, magari tipo Fagioli. Solitamente Fagioli non è uno che si ferma tanto, cioè almeno tre volte che sono andato manco una volta si è fermato. Quando sto registrando questo video appunto l'11 aprile era incappucciato, era col cappuccio e non stava guidando lui, perché non tutti i giocatori guidano, si fanno magari accompagnare, cioè magari fanno guidare la macchina a uno che conoscono. Anche un altro giocatore era incappucciato, non capivo, forse Miretti, ma non voglio sbagliarmi, non ho incontrato nessun giocatore della next gen, perché sono in partenza, almeno o sono già partito o sono in partenza per la finale che giocano oggi, quando sto registrando questo video, contro, mi sfugge la squadra, contro il Vicenza, quindi non li ho incontrati. Ovvio che magari ci sono ancora i giocatori della primavera, ma cioè mi va bene così, perché poi vi dico che ho incontrato, ma sono tutte esperienze belle. Ovvio che quando arrivate lì qualcuno vi guarda con uno sguardo un po' strano, almeno a me capita, però ci sta pure, cioè tipo una volta i bambini mi avevano guardato in una maniera stranissima, ma cioè lo capisco, lo comprendo. E poi nulla, si fanno le foto e chiaramente, vabbè, io sono uno molto ansioso in generale, però chiaramente ragazzi avete un'ansia incredibile, perché comunque andate a incontrare i vostri idoli e l'ansia vi sale, cioè il cuore veramente batte fino all'infinito praticamente, ecco.
E io era arrivato comunque alla contesa alle 9:20 più o meno. E il primo giocatore che ho incontrato ad aprire è stato Milik. Avete capito bene? Ho incontrato Milik e allora è uno molto disponibile, da quello che ho capito si ferma anche spesso, si ferma tanto ed è veramente uno gentilissimo, molto umile, molto disponibile, quindi grazie Arkadiusz e ho fatto la foto con lui, ecco. Poi l'altro giocatore che ho incontrato è Perin, ragazzi, l'avrò visto 3 volte probabilmente. Ho fatto 3 foto con lui, 2 foto con lui. E anche lui, ragazzi, si ferma sempre. E forse il giocatore che si ferma più spesso della Juventus, veramente gentile, disponibile. E quindi è un grande. Quindi quest'oggi ho incontrato questi due. Speravo di incontrare anche un terzo, perché i primi due giocatori, ovvero Milik e Perin, li ho incontrati subito. Cioè, appena entrato praticamente. 10 minuti dopo sono arrivato entrando. Poi purtroppo però non ne ho incontrati tanti. Di Maria, io cominciavo prima, non si è fermato, ma diciamo, mi aspettavo tipo di incontrare tipo, proprio un Kostic o un Gatti proprio, però non si sono fermati. Neanche Pogba si è fermato, Paredes non si è fermato, me l'aspettavo sinceramente. E nulla. Poi per quanto riguarda comunque altri calciatori, appunto, vabbè. Il primo giorno che sono andato sono stato sfigato perché ho incontrato Parenecea, quindi diciamo che non sono stato fortunato. Il secondo giorno ho incontrato Alexander Bremer e oggi, ma non sto registrando questo io, Mick. E Perin, signore. Ripeto, fate queste cose se avete il tempo. Non duro manco tanto perché non è uno spreco di tempo, anzi, ovvio che se uno va lì e non c'è nessuno, mi consiglio o chiedete ai più esperti, quelli che comunque sono alla continassa, quelli che ci sono sempre, diciamo quelli responsabili, oppure andatevene via, perché se non c'è nessuno vuol dire che, a meno che arrivate alle 7:30 di mattina, andatevene via, cioè non state lì un'ora a sprecare tempo, ecco, quello sì che è sprecare tempo. E ci sono dei tifosi che stanno lì anche dalle 8, io comunque ne ho visti di tifosi che stanno lì. Diciamo comunque dalla mattina presto, mamma, non so più parlare. E c'erano già un pochino. Oggi eravamo più o meno in 10, più o meno. E le altre volte eravamo anche di più o meno 10, 15. Ecco. Purtroppo, ragazzi, Chiesa non si ferma mai, ragazzi. Chiesa non si ferma letteralmente mai. Questo è un grande peccato. Questo è un grande peccato. Però in linea di massima comunque tutti i giocatori salutano, come è giusto che sia. Anche Locatelli non è uno che si ferma. Vlahovic ovviamente l'ho capito per comunque questioni. Non ho incontrato purtroppo Di Maria più Vlahovic, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Ovviamente ci andrò un'altra volta. Ci andrò un'altra volta, non lo so quando, senz'altro non ad aprile. Però vorrei andare verso maggio, verso magari metà maggio, proprio tra un mese più o meno. E preparatevi. Perché a maggio, ve lo dico, oltre alle foto, la mia idea era anche quella di fare gli autografi. Perché molti mi direte magari non hai portato un qualcosa a far firmare i giocatori? Perché vorrei procedere passo per passo, passo per passo. Perché la mia idea appunto è far firmare un qualcosa ai giocatori proprio verso maggio, così da fare un video epico, oltre alla foto. Chiaramente tutte e due le cose si possono fare. Io tra i due magari sarei impopolare, ma preferisco la foto per il semplice motivo che l'autografo è comunque una scritta. La foto è un qualcosa che è incredibile. È qualcosa di incredibile. E poi gli autografi se li perdi è un casino, mentre le foto difficilmente le perdi, perché comunque tu le puoi mandare ai tuoi amici, puoi recuperarle, quindi non è un problema. Mentre gli autografi se li perdi cioè comunque non sei molto furbo e ti metti, diciamo, un po' nei casini. Quindi io preferisco le foto, almeno questo è il mio parere. Però chiaramente farò firmare qualcosa ai giocatori. La mia idea era appunto andare verso maggio, però sto anche pensando di andare appunto ad aprile, proprio tra pochi giorni, per il semplice motivo che non ho incontrato tanti calciatori, quindi potrei andarci, ma potrei andare ad aprile, però vediamo. Vediamo. Senz'altro a maggio ci andrò, però non ho ancora deciso la data. In realtà
Dovete sapere che comunque inizio maggio c'è qualcosa di importante per me, non vi dico niente, ma se seguite il canale da un po' lo sapete senz'altro, sul primo specialmente, anche sul secondo forse. E quindi magari vado proprio quando c'è qualcosa di molto importante per me. E nulla, vi racconto un po' le sensazioni, appunto, quando siete lì ci sono comunque tanti tifosi, ci sono tanti tifosi, ovvio che dipende dai giorni, cioè al pomeriggio io non sono mai andato, però io credo che al pomeriggio non ci sia tanta gente. È molto più comodo andare la mattina, secondo me. Si può anche andare verso le 12 e mezza, 13 quando finisco l'allenamento, però il mio consiglio è sempre quello di andare lì per le 9, 9 e mezza. Dopo le 9 e mezza non incontri troppe persone, cioè comunque il mio consiglio è andare proprio in mattinata, non più tardi delle 9 e mezza. Questo è diciamo il mio consiglio che do a voi, perché comunque è la terza volta che sono andato alla Continassa e anche durato poco stavolta, appunto perché stavolta veramente sono stato qui 1 ora e un quarto, quindi veramente poco, perché le altre volte sono stato 1 ora e mezza, anche 2 ore. Quindi mi raccomando ragazzi, like, iscrizione e campanella. In miniatura vi metterò le foto, chiaramente non la mia faccia perché non posso, però ragazzi, tipo per fortuna con Milk uno me l'ha scattata, quindi comunque è bello. Per In invece me la sono, cioè proprio nessuno mi ha scattato la foto, perché purtroppo quel tifoso che me l'ha scattata la foto, che ringrazio tantissimo, è dovuto andare via, quindi amen ragazzi, amen. Però mi sento già importante, perché veramente quando ho incontrato Milik non me l'aspettavo, perché Milik è sempre uno di quelli che entra subito anche alle 8 e mezza, quindi non me l'aspettavo di incontrare Milik, e sono felicissimo, chiaramente sono felicissimo. Ripeto, speravo in un terzo, però vabbè, cioè ragazzi, cioè già chi le può fare queste esperienze è già un privilegiato, secondo me. Questo è il mio parere, il mio punto di vista. Il video uscirà l'11 aprile o il 12. Devo vedere, però like, iscrizione e campanella. Ciao, ragazzi.